Yeah.
Capri, eccolo qua che si avvicina Carmelo Scaramuzzino. Allora, abbiamo già parlato con lui. Arcangelo, cosa ci vuoi dire dell'asilo? Che bella, da imparare, ma è bella. Vabbè, lasciamo stare i commenti sul peso. Qual è il punto del percorso dove ti ha dato più soddisfazione? Potevi dire, qua mi prenderei un caffè, sappiamo di chi parliamo. Qual è il punto più bello? Tutto bello. Il più bello è il retterino là, l'inferno, come si chiama? Al selvaggio. Del selvaggio. Quando vedi, non vedi, salta, vedi gli alberi. Con il percorso a schiena d'asino. Aspetta, si vola. Bene. Non ci sono né cresi né matrimoni che tengano per l'asino. Si deve fare sempre. Va bene, grazie a tutte e due. Ciao, grazie. Una Wolf 1000 centimetri cubici del gruppo E2SS, vincitore della classe Arcangelo Madappari, da Reggio Calabria, scuderia Costa Ovest. Complimenti, Arcangelo, col suo formulino, autore di un'ottima prestazione. Angelo, grande! Decimo assoluto! Davide, poi vieni. Vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Sì. Non assoluto. Arcangelo Madappari. Saluto, abbiamo Giovanni Cassippa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramuzzino. Carmelo Scaramuzzino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. Aspettiamo il quinto assoluto, Dario Gentile. Lo sentire doc, Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sina, oggi quarto assoluto, Francesco Legrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Legrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassippa. Dopo una travagliata sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato. Bravo Samuele, terzo classificato. E grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla sigla. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten, grande top ten. Al vertice della top ten, primo assoluto della 41esima Coppa Sina, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che va pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni
su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scalo va anche il trofeo Ciccio Bisasi, anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia, e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.